Accademia Pedagogica Filos e Società Cooperativa Andirivieni presentano Talenti al Quadrato. Andrea Carretti vi sta parlando, ma accanto a me ci sono Gabriele Naretto ed Enrico Grillo, due valenti pianisti che diventano speaker in questo progetto che è giunto alla nona puntata, nel quale cerchiamo di farvi apprezzare al meglio la grande musica interpretata dai nostri due ragazzi. Ed allora quest'oggi puntata doppia, due pezzi a testa e due presentazioni per ognuno dei nostri talenti. Siete pronti? Cuffie, volume giusto e godetevi la nona puntata di Talenti al Quadrato. Buon ascolto. Il nostro amico e pianista Gabriele Naretto ci farà ascoltare B Minor Waltz, titolo completo B Minor Waltz for Elaine. Questo dolce valzer con metro di tre quarti è stato scritto dal pianista americano Bill Evans, figura di spicco della musica jazz del secondo Novecento. Il brano è contenuto nell'album You Must Believe in Spring, registrato dal 23 al 25 agosto 1977 presso i Capitol Studios di Los Angeles e uscito 4 anni dopo per l'etichetta Warner Bros. Con il trio moderno formato dal contrabbassista Eddie Gomez ed Elio Zygmunt alla batteria. Il brano, primo in elenco del disco, è uno dei tre che caratterizzano questo lavoro di Evans molto intimista, assieme al secondo che dà il titolo all'album e al quinto intitolato The Peacocks, scritto dal pianista Jimmy Rollins e qui suonata in do minore, un tono sopra rispetto all'originale in si bemolle minore. Il disco è stato ripubblicato nel 2003 con 3 bonus track, Without a Song, Freddy Freeloader, già registrata nell'album Kind of Blue del 1959 e All of You di Cole Porter. Buon ascolto a tutti! Dall'amico Enrico ascoltiamo Beautiful Love.
che è una canzone popolare composta da Wayne King Victor Young e Egbert von Alstein, con testi di Evan Gillespie. Questo brano è stato suonato per la prima volta dalla Wayne King Orchestra nel 1931. La canzone è stata definita il secondo numero preferito di King dopo la sigla dell'orchestra. In quanto popolare standard jazz, la canzone è inclusa nel primo volume del Real Book e nel New Real Book. Appare come tema d'amore nel film La Mummia e nel film Hotel Continental del 1932. La canzone è inclusa nel film Sing a Jingle nel 1944 e nel film del 1989 Crimes and Misdemeanors di Woody Allen. Joe Pass ha eseguito la canzone al Brecon Jazz Festival nel 1991. Ed ora buon ascolto. Thank you.
Oggi il nostro amico Gabriele ci farà ascoltare I Love You, una canzone scritta dal compositore americano Cole Porter nel 1944 per il musical Mexican Hayride. È stata registrata da Bing Crosby l'11 febbraio dello stesso anno ed è stata in vetta alle classifiche della Billboard Records per 5 settimane durante le 18 prefissate. Altre versioni in classifica sono di Tommy Tucker, Eric Mandrighera, John Strafford e Perry Como. Diventato uno standard jazz, ricordiamo le interpretazioni di Billy Eckstein, Frank Sinatra, Bill Evans, Herbie Mann, Art Pepper, John Coltrane, Jackie McLean, Don Ellis, Duke Pearson, Hampton Oaks con Harold Land, Mike Stern, Steve Smith and Vital Information e infine dai pianisti Oscar Peterson e Keith Jarrett. Barbara Streisand ha eseguito diversi versi nel suo Color Me Barbara medley dallo speciale televisivo e dall'album Color Me Barbara. E con questo buon ascolto. Adesso suonerà Enrico, è stato composto dal noto compositore italo-americano Henry Mancini, che è stato anche un direttore d'orchestra e arrangiatore, in particolare di musica da film, nonché autore di brani celeberrimi come Moon River, In colazione da Tiffany, Baby Elephant Walk, dal film Atari, il tema della Pantera Rosa e Peter Gantem. I principali successi di Henry Mancini furono legati alla sua lunga collaborazione con il regista
Blake Edward, i cui film sono ricordati anche per le colonne sonore di Mancini, che per il suo lavoro fu premiato nel 1961 con due Oscar. Nel 1962 ottenne un altro Oscar per The Days of Wine and Roses, canzone che dava il titolo all'omonimo film con Jack Lemmon. Tra i numerosi interpreti di questa canzone ricordiamo Ella Fitzgerald e Frank Sinatra. Buon ascolto!
E termina così anche la nona puntata Talenti al Quadrato. Accademia Pedagogica Filos e Cooperativa Andirivieni vi hanno offerto questo momento di grande musica. Grazie ai nostri Gabriele Naretto ed Enrico Grillo, l'appuntamento è tra meno di un mese per una puntata tutta speciale, chiaramente dedicata alla musica natalizia. Da Andrea Carretti, grazie a tutti, alla prossima, ciao!